Io credo che le istituzioni debbano collaborare tra di loro, al di là delle contingenze politiche momentanee. Siamo tutti chiamati a portare il nostro contributo al progresso delle comunità, siano esse quelle locali e quelle nazionali. L'accordo sul Molo San Vincenzo credo che ne dia una testimonianza, sono certo che si proseguirà a lavorare insieme. Un luogo storico e suggestivo, un cammino in mezzo al golfo con la veduta di Napoli dal mare. Il Molo San Vincenzo verrà restituito all'uso di cittadini e turisti dopo la firma del protocollo tra Comune di Napoli, Ministero della Difesa, Marina Militare, Autorità Portuale e Agenzia del Demanio, ovvero tutti gli enti su cui ricadono le varie competenze per l'opera che rientrava nel piano di ampliamento della città di Don Pedro di Toledo e progettato nel Cinquecento da Domenico Fontana. Il Molo San Vincenzo si trova all'interno del porto di Napoli. L'ingresso sarà dai giardini del Molosiglio, sotto le terrazze di Palazzo Reale, al fianco dell'Accademia dell'Alto Mare, della Marina Militare e della Lega Navale. In attesa del completamento dei lavori necessari a creare il percorso pedonale, le prime visite partiranno nel mese di agosto. Ci saranno delle visite per piccoli gruppi di cittadini che in questa fase transitoria, mentre non realizziamo i lavori per la passerella definitiva che poi attraverserà il Molosiglio, si entrerà dal Molosiglio, già si potranno fare insomma delle passeggiate, quindi i cittadini potranno cominciare ad appropriarsi del molo. Il nostro obiettivo è che in 2 anni noi riusciremo a fare l'intervento definitivo per l'accesso definitivo e in parallelo lavoreremo per il progetto e per la realizzazione che creeremo, diciamo, in maniera progressiva per i nuovi attracchi, per gli approdi, l'elettrificazione della banchina. È tutto un lavoro che faremo progressivamente.